Sono tante le domande pervenute stamane nella prima parte di Sveglia Trieste, a cui l'ex assessore alla pianificazione urbana, mobilità e traffico Elena Marchigiani non ha voluto sottrarsi. Peraltro, a fronte degli attacchi di queste settimane da parte della nuova giunta comunale, l'esponente dell'amministrazione Cosolini ha voluto rispondere con l'auspicio che i toni da campagna elettorale vengano finalmente messi da parte. Non credo che sia particolarmente utile e particolarmente, come dire, fosse neanche corretto continuare come dire, a criticare l'operato dell'amministrazione precedente, spesso anche su temi che, voglio dire, sono facilmente ribaltabili, nel senso che abbiamo cercato di ribattere, parlo al plurale perché ovviamente qui eravamo anche parte in causa, a tante critiche che poi si sono rivelate, come dire, abbastanza infondate, nel senso anche i lavori che sono stati fatti, pensiamo al mercato ittico, pensiamo all'avvio dei lavori nella caserma di Roiano, pensiamo, inevitabilmente sono lavori che erano stati programmati, progettati in precedenza, perché è chiaro che in un uno non ha anche il tempo di atti amministrativi, se usi dei soldi è perché li avevi già, non è stata fatta una variazione di bilancio. Allora anche questa, come dire, acredine che sa un po' ancora dei toni della campagna elettorale, forse è meglio che si metta da parte, perché veramente non consente neanche un dialogo costruttivo. Quando uno arriva a governare lo deve fare per tutti, e quindi per un cittadino non può esserci, no, che ogni volta che cambia amministrazione si azzera tutto, perché si perde tempo, si perdono energie, si perdono soldi che si sono spesi, si perde lavoro, lavoro da parte fatto dall'amministrazione. L'amministrazione è una, cioè il comune è uno, che sia di una parte o dell'altra è uno. Quindi l'auspicio è che si inizi veramente a lavorare in maniera costruttiva, mettendo sul tavolo le visioni e le prospettive, i programmi, i progetti per andare avanti, perché la città se lo merita, deve andare avanti, perché in questo periodo star fermi vuol dire veramente perdere posizione su tutto, e su quello confrontarsi in maniera critica ma anche costruttiva, soprattutto costruttiva.